Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo la ricetta del panettone genovese, quello che faccio in casa con la mia famiglia, quindi la mia ricetta, la ricetta della mia famiglia. Se avete visto il video sulla storia del panettone genovese, sapete che per me questo dolce è molto di più. Non è una semplice ricetta, ma è veramente molto di più perché è un qualcosa di affettivo, perché è una tradizione di famiglia, è una cosa che comunque si fa insieme. Io lo facevo molto spesso con mia mamma, lo facevo con mia nonna, insomma, è una tradizione e quindi io ci tengo molto. E siccome quest'anno ho il canale, io l'anno scorso a Natale il canale non lo avevo, quindi non potevo fare il tutorial, però siccome quest'anno appunto è il primo Natale che io passo insieme a voi qui sul canale, volevo proporvi anche la ricetta del panettone, quindi farvi vedere come si fa. E la preparazione del panettone è veramente lunghissima perché ci sono comunque diverse fasi di lievitazione. Ce n'è una prima, poi ce n'è una seconda, poi c'è l'impasto, poi dopo l'impasto va comunque di nuovo fatto lievitare, poi c'è la cottura. Insomma, è una cosa veramente molto lunga. Io ovviamente cercherò di fare un video che sia il più breve possibile perché non vi voglio tenere incollati allo schermo 2 ore, quindi comunque cercherò di farvi vedere i passaggi principali e di non farla troppo lunga, però vi dico che comunque, anche se voi magari vedete un video di 10 minuti, quelli che saranno, la preparazione va avanti 3 giorni, quindi è veramente una cosa lunghissima. Mi fermo con le chiacchiere e passiamo subito al tutorial con la ricetta del panettone genovese. 250 g di farina, 60 g di burro, 75 g di zucchero, 25 g di pinoli, 125 g di uvetta, 25 g di cedro candito, lievito madre, una manciata di semi di anice e la scorza grattugiata di un limone. Il primo passaggio è molto semplice perché dobbiamo semplicemente unire 20 g di lievito madre a 50 g di farina, poi mescolare, aggiungere un pochino di acqua tiepida per formare il panetto che poi andrà lasciato lievitare fino a domani mattina. Quindi questa fase è davvero facilissima. Basterà semplicemente formare appunto un panetto che poi dovrà lievitare, quindi lo fate di una consistenza media, quindi mi raccomando, perché non deve essere né troppo solido né troppo morbido, quindi avere una consistenza diciamo più o meno di questo tipo, così come state vedendo adesso. Ecco, adesso che avete ottenuto una consistenza così, lasciate lievitare almeno 12 ore. Questa è la lievitatura dopo 12 ore. Adesso dobbiamo aggiungere 50 g di farina, ancora un pochino di acqua tiepida e poi lasceremo lievitare per altre 12 ore. Quindi andiamo a mescolare aggiungendo un pochino di acqua tiepida. Potrete ottenere un impasto di questa consistenza, così. E lasciar lievitare per altre 12 ore, dopodiché procederemo con l'impasto. Sono passate 12 ore dalla seconda lievitazione e come vedete l'impasto è raddoppiato di volume. Adesso dobbiamo andare ad aggiungere tutti gli ingredienti, quindi vado ad aggiungere la farina e mescoliamo. Poi vado ad aggiungere lo zucchero. Aggiungo il burro fuso, vado ovviamente a mescolare, poi tutto questo andrà impastato a mano, però adesso sto facendo diciamo una prima mescolatura. E adesso bisogna aggiungere tutti gli ingredienti di questo genere, quindi l'uvetta, il cedro, i pinoli, i semi di finocchio, li andiamo ad aggiungere tutti insieme. Vado ad aggiungere il cedro, l'uvetta, i pinoli, una manciata di semi di finocchio. Andate a mescolare un pochino tutti gli ingredienti e poi, come ultima cosa, andate ad aggiungere la scorza di limone, la scorza grattugiata di un limone.
Adesso che gli ingredienti sono tutti uniti e amalgamati, vado a trasferirmi tutto sulla mia carta forno, così posso impastare a mano. Adesso che ho trasferito tutto sulla carta forno, posso impastare. Io non ho ancora deciso se farne uno grosso o due un pochino più piccolini, però comunque con le dosi che vi ho dato, diciamo che ci esce un panettone abbastanza grosso, insomma un panettone di grandezza medio-grande, diciamo così. Però se voi ne volete due piccolini, potete anche fare due panettoni piccolini e dividerli. Come vedete si impasta veramente molto bene perché le dosi erano proprio giuste per un panettone. Vedete come rimane morbido? Non so se riuscite a capirlo dal video, però davvero si impasta proprio molto molto bene. A questo punto vedete che l'ho impastato, è molto liscio in superficie, spero che lo vediate bene. Adesso quello che io devo fare è andarlo ad avvolgere, quindi devo fasciarlo ai lati perché dovrà lievitare altre 24 ore. Perché poi il panettone una volta impastato si può cuocere dopo circa 24 ore. Per fasciarlo ci sono due modi: o si utilizzano dei tovaglioli di stoffa e si mettono intorno al panettone, oppure si può utilizzare anche semplicemente della carta forno e appunto avvolgere il panettone. Io all'inizio mettevo i tovaglioli di stoffa, poi ho deciso di passare alla carta forno perché comunque è più semplice. Quindi adesso formerò una strisciolina con la carta forno e andrò a fasciare il panettone. Andate a prendere il vostro panettone e praticamente andate a creare, vedete qua, proprio una specie di vestitino per il panettone. Ovviamente dovete andare a fermare la carta forno. Adesso scusate, so che vedete male, ma lo giro solo un attimo perché devo vedere bene quello che sto facendo. Ok, vedete che è così. Adesso io metto un pochino di scotch. Ecco, come vedete il panettone adesso è fasciato, è insomma, nel suo vestitino, diciamo così, e deve restare così 24 ore. Io vi consiglio di coprirlo con un tovagliolo di stoffa, con un panno da cucina, insomma quello che volete, ma vi consiglio di tenerlo coperto. Io lo copro semplicemente con un panno di stoffa, così. E lo tengo al caldo perché comunque il panettone deve restare al caldo. Lo lascio così 24 ore, quindi ci vediamo domani fra 24 ore per la cottura. Sono passate 24 ore. Adesso io vado a togliere il canovaccio per vedere la lievitatura ed ecco qua che è una buona lievitatura perché comunque, insomma, non so se si vede dalla telecamera, però comunque il volume è aumentato, quindi adesso io vado a togliere la carta forno che serviva per contenerlo. E prima di metterlo in forno c'è un ultimo passaggio da fare. Dobbiamo andare a creare un taglio sopra la superficie ed è un taglio che più o meno ha la forma di un triangolo. Per farlo serve un coltello abbastanza grande, io utilizzo questo, che comunque ha una dimensione media, diciamo, con la punta, possibilmente un coltello non seghettato, però insomma questa è la mia preferenza, poi vedete voi, però sarebbe meglio un coltello simile a questo. Cerco di avvicinare il più possibile per farvi vedere che tipo di taglio andrò a fare sopra il panettone. Dovete partire dal lato e andare ad inserire proprio la punta nell'impasto, in questo modo, abbastanza in profondità. Stessa cosa di qua, sempre andando abbastanza in profondità, e poi da questa parte. Quindi, come vedete, è proprio un triangolo. Dovete andare a formare questo triangolo sulla superficie prima di metterlo in forno. Questo è un passaggio abbastanza importante, quindi ricordatevelo. Adesso andiamo a mettere in forno il panettone, forno statico a 180 gradi per un'ora e ovviamente tenete d'occhio un pochino la cottura perché io dico un'ora circa, però dovete sempre vedere il vostro forno se cuoce di più, se cuoce meno. Adesso lo andiamo ad infornare, ci vediamo dopo per il risultato. Siamo di fronte al forno, io adesso lo aprirò piano piano perché voglio farvi vedere come sta andando la cottura. Eccolo qua, sta cuocendo piano piano, vedete?
E sta venendo veramente benissimo. Mi dispiace che non posso farvi sentire il profumo perché è veramente inebriante. Comunque, diciamo che la cottura procede, richiudo il forno e poi ci vediamo dopo a cottura ultimata. Questo è il risultato del panettone, l'ho appena tolto dal forno, c'è un profumo in casa mia inebriante, c'è proprio il profumo di Natale. Come vedete, la lievitatura è comunque venuta abbastanza bene perché è alto, quindi insomma è lievitato bene anche in cottura. Questo è il risultato, ve lo faccio vedere meglio. Insomma, questo è il panettone genovese. Come avete visto, la preparazione è lunga perché non è una ricetta difficile in realtà, però è una ricetta lunga perché io ho fatto l'introduzione del tutorial 3 giorni fa, sono passati 3 giorni e solo adesso sono riuscita a cuocere il panettone. Quindi, comunque, tra le varie lievitazioni, gli impasti e la cottura, insomma, ci vogliono 3 giorni per fare questo panettone. Però vi assicuro che ne vale la pena. Quindi io spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto il tutorial, ma soprattutto se vi piace il panettone. E noi ci vediamo alla prossima, un bacio a tutti!